Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Su un articolo di qualche tempo fa, su un mio comunicato stampa, avevo parlato di un argomento ancora non del tutto ben chiarito e dibattuto. Purtroppo si parla del nemico attuale, il Covid, collegato all'andrologia. Si è visto, ormai risaputo, come il Covid trovi una via di accesso attraverso i recettori per l'angiotensina 2, questa molecola legata, come ormai tutti sappiamo, alla catena di trasformazione dall'arenina all'angiotensina, sono degli ormoni che gestiscono la pressione sanguigna. L'angiotensina 2 ha dei recettori che sono presenti anche a livello testicolare. Quindi questo fa sì che un organo che può ospitare il virus, oltre a quelli conosciuti a livello polmonare di altri distretti, è anche il testicolo. Questo cosa fa, diciamo, intuire? Due possibilità. La possibilità che l'infezione virale, specialmente nel giovane, porti a delle alterazioni successive nella funzione testicolare. Se ci sono i recettori, c'è chiaramente un motivo. La natura non lascia nulla così al caso. Ecco, vediamo che l'attivazione dei recettori ACE2 a livello testicolare porta spesso a un potenziamento della spermatogenesi, ossia la trasformazione e la formazione degli spermatozoi e la loro maturazione nell'epididimo. La presenza di virus nei recettori ACE quindi fa sì che il virus entri nel testicolo e quindi ci sono ancora delle ipotesi che possa trasmettersi nell'eiaculazione, con l'eiaculazione, ma questo non è ancora bene stabilito onestamente. Ma nello stesso tempo la sua presenza può portare ad alterazioni, per il momento ipotizzate ma confermate da qualche studio anche su piccoli numeri, sulla spermatogenesi e quindi dare poi una ridotta fertilità nell'uomo che è stato affetto da Covid-19 e nella produzione di testosterone. Sappiamo che sono queste le due funzioni principali del testicolo. Di contro, la parola testosterone è collegata all'infezione da Covid, cioè bassi livelli di testosterone purtroppo predispongono il soggetto, chiaramente l'uomo, a una maggior possibilità di infezione, perché il testosterone è una potente molecola immunomodulante e sotto vari aspetti, così in maniera grossolana diciamo in questo modo, per cui chi di noi ha un testosterone più basso rispetto ai valori nella norma è più soggetto alle infezioni. Quindi due argomenti correlati, infezione da Covid che può e attacca il testicolo, inducendo alterazioni nelle sue due funzioni principali, spermatogenesi e steroidogenesi, rimane il dubbio di una trasmissione importante attraverso l'eiaculazione, quindi nei rapporti completi non protetti. Nello stesso tempo, di contro, bassi livelli di testosterone, quindi nell'uomo ipogonadico, possono predisporre più facilmente alla infezione da Covid. Ecco perché pazienti anziani, pazienti obesi, che come sappiamo hanno minore presenza di testosterone perché viene convertito in estrogeno, sono stati inizialmente la categoria di persone più colpite, probabilmente proprio perché il sistema immunitario era meno valido per bassi livelli di testosterone. Chiaramente questo argomento è in divenire, ciò che si dice a maggio non è più valido a novembre, però volevo fare un piccolo punto della situazione da un punto di vista andrologico, senza dare degli allarmismi, ma considerando anche questa possibilità, un nuovo nemico che attacca anche le vie seminali e può avere quindi ripercussioni negative sulla fertilità e sulla produzione di testosterone. Con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata, malgrado gli argomenti poco in questo momento chiaramente entusiasmanti e anzi motivo di ansia sociale e economica da parte di tutti noi, però l'informazione ci deve essere. Vi auguro una buona giornata e grazie per l'attenzione.